canale. Seconda telefonata, Gabriel. Dove ci andiamo a seguire di nuovo un'altra seconda Pronto? Canzone. Pronto, buonasera. Chi è? No. Chi è? Sono un telespettatore. Ah, buonasera. Una telespettatore. Allora io vorrei che mi canti una canzone. Ma una canzone quale? Dici Tencillo voi? Cosa? Dici Tencillo voi? Dici Tencillo voi. Voi. O viceversa una canzone di Carosone. Non la conosco. Ok, quella di Carosone, sì. Non la conosco. Va bene, cosa vuole che gli canta? Ma come? Che gli canta? Che lei canti. Eh? Tu vuoi fare l'americano? Come? Non ho capito. Tu questa. Vuoi fare l'americano? Sì. Ma con chi quella parla? Di, no, quella di Carosone. Va bene. È di Carosone. Musica, grazie. Oh, grande. Che effetti speciali, oh. Come ti può capire chi te va bene? Mamma mia. E invece guarda che ha del si talento. Se tu le parli miezza americano. Non si vedono le gambe purtroppo. Ma sono perché canta? È un mago. Amore sotto luna. Sono sicuro che le muove bene le zampette. Come ti viene in cape dall'avio. In cape dall'avio. Tu vuoi fare l'americano? Grande. Americano. Ecco le gambe. Americano. No. Senti a me che tu fa fa. La camera è ipnotizzata sul suo volto. Guarda che effetti speciali. Ma se bevi whisky e soda. È bravissimo. Poi ti senti disturbato. Tu abbandono. No, tu vuoi fare l'americano. Americano. Americano. L'estasi mistica. Tutti a Sanremo dovrebbero andare, eh? Vivere alla moda. Compreso Padre Buondi, eh? Qui sei soda. E poi ti senti disturbare. Tu abballo rock and roll. Scatenato. Tu giochi a baseball. Vai sorti dei camel. Guardalo. Chi te li dà? La portetta di mamma. Tu vuoi fare l'americana. Eccolo. No, americana. Niente, non ci fanno vedere americana. Sta venendo un leggerissimo mal di testa a me, eh? Senta a me, non ci sta niente. Anche al regista, credo. Okay. Eccolo. Vai, vai con la gamba. Tu vuoi fare l'America. Niente, vabbè.